Ciao! È uscito da pochi giorni questo nuovo aggiornamento per il decoder della Telesystem, il modello UP T2 4K. Il decoder smart più interessante e più completo al momento disponibile sul mercato. Scopriamo insieme tutte le novità di questo aggiornamento dopo la sigla. Ciao, sono Giovanni, benvenuto o bentornato nel mio canale e in questi video in cui ti parlo di decoder per il nuovo digitale terrestre, il DVB-T2. Se non li hai già visti, ti lascio qui sopra nelle schede oppure sotto nella descrizione del video il link alla playlist delle altre recensioni che ho già fatto, così te le potrai andare a rivedere. In questo video specifico ti farò vedere il nuovo aggiornamento che Telesystem ha introdotto per il suo decoder, il UP T2 4K, che ho già recensito qualche mesetto fa. Ti lascio anche in questo caso qui sulla scheda oppure sotto nella descrizione del video la recensione completa, appunto, che avevo già eseguito. Allora, per eseguire l'aggiornamento semplicemente basterà lasciare il decoder collegato a internet e lui automaticamente troverà il nuovo aggiornamento da applicare, la versione 0.8.1.3, appunto, che esce fuori in questo periodo tra il 14 e il 16 di settembre, oppure volendo c'è la possibilità di poterlo forzare manualmente andando su impostazioni, che l'icona qua sopra in alto, andando poi su preferenze del dispositivo e su informazioni. La prima voce è quella dell'aggiornamento del sistema. Io, fatalità, nel fare questo aggiornamento me l'ha già trovato l'aggiornamento, infatti lo ha aggiornato praticamente pochissimi minuti fa, tempo di prendere la telecamera e l'aggiornamento era già fatto. È un aggiornamento di circa 750 mega che il decoder si scaricherà in maniera automatica e poi applicherà riavviandosi. Lo vediamo qui, ovviamente le patch rimangono quelle di sicurezza del 5 luglio 2021, mentre la versione, appunto, del firmware, che è l'ultima, lo vediamo qui, è aggiornata al 13 agosto ed è appunto la 0.4.5.1.3.0.2.0.1.3, la finale sta a indicare la versione del film. Cosa ti hanno introdotto con questo nuovo aggiornamento? Due cose secondo me molto molto interessanti e direi comode da utilizzare. Prima fra tutte andiamo sulla parte del digitale terrestre premendo il tasto di TV, la possibilità di poter, quando premo il tasto info, andare su il PIP, ovvero il picture in picture. Spostandomi con il tasto info e poi con il tasto destro su questa icona, premo il tasto PIP, il programma verrà dimensionato in finestrella e ci sarà la possibilità di poter navigare sul menu per far partire poi eventualmente altre applicazioni. Se io nel frattempo volessi far partire, che ne so, VLC per vedermi un video oppure anche lo stesso YouTube, potrò lasciare aperto il canale digitale terrestre e fare partire contemporaneamente un'altra applicazione, con il vantaggio che potrò in qualsiasi momento poter appunto tornare sulla parte digitale terrestre premendo sempre di nuovo il tasto di TV e il canale ritorna grande e ovviamente andrà in background l'app che avevo aperto prima. Questa è la prima grossa novità, ovvero il picture in picture. Ok, la seconda grossa miglioria che è stata introdotta con questo nuovo firmware è quella della funzione time shift, ovvero la pausa in diretta. Collegando una chiavetta di USB di memoria oppure eventualmente un hard disk al decoder, premendo il tasto pausa del telecomando, il decoder automaticamente andrà in time shift. Vedete che compare sopra in alto a destra il logo time shift, con questa indicazione che sta a indicare che il decoder è stato messo in pausa e per un'ora ci sarà la possibilità di appunto rimetterlo in pausa. Il programma verrà frizzato e nel frattempo magari posso, non so, rispondere al telefono, tirare fuori la pizza, andare in bagno, eccetera. Quando ho finito di fare quello che dovevo fare, se voglio continuare a vedere il programma preferito messo in pausa, basta che ripremerò il tasto play e automaticamente avrò la possibilità di poter rivedere, continuando il time shift, a vedere quello che avevo messo in pausa per portarmi poi al pari magari quando arrivo alla pubblicità. Per interrompere basterà ovviamente premere il tasto stop e mi dirà se sono sicuro che voglio uscire dal time shift, perché una volta che interrompo il time shift avrò perso tutta la registrazione, cioè non potrò ripescarla o andare a vedere in un secondo momento. Premendo stop ovviamente poi ritornerò nella diretta. Il tempo massimo di registrazione appunto di questo time shift, come vi stavo dicendo, è al massimo di un'ora, a prescindere ovviamente dallo spazio che c'è all'interno della chiavetta. Ovvio che se mettete una chiavetta molto piccola non c'è neanche lo spazio per fare l'ora di registrazione. E questa è un'altra grossa novità che è stata introdotta con questo nuovo aggiornamento. Inoltre poi, se attivate la funzione CEC e la vostra televisione è compatibile col sistema CEC, ci sarà la possibilità di poter controllare il volume del vostro televisore tramite telecomando del TS App.
In questo caso la mia televisione non è compatibile, perché appunto è un vecchio Philips che ha circa 9 anni e non è compatibile al 100% con questa funzione. Ma se il vostro televisore dovesse avere appunto la compatibilità con il sistema CEC, d'ora in poi il telecomando del decoderino alzerà e abbasserà anche il volume del vostro televisore. E questa è un'altra grossa novità importante. Stando poi a Telesystem, sulle note di rilascio di questo nuovo firmware si legge poi che ha migliorato la stabilità del sistema, ha portato ovviamente a degli ulteriori miglioramenti e soprattutto ha corretto dei piccoli bug che c'erano prima. Ovviamente solo l'uso futuro mi farà rendere conto anche di tutti questi nuovi piccoli miglioramenti. Vi lascio qui sotto nella descrizione del video anche il link della pagina di Telesystem che parla di questo aggiornamento, così vi leggete tutte ovviamente le caratteristiche e le nuove funzionalità che Telesystem ha rilasciato. Altra nota, ovviamente nella pagina Telesystem da oggi è comparso anche un ulteriore aggiornamento del manuale di istruzioni, che è diventato così diciamo più esteso, perché appunto è stata introdotta nel capitolo 4 la funzione time shift, che viene completamente ovviamente spiegata, e anche quella del picture in picture che vi ho fatto vedere poc'anzi. Bene, se il video vi è piaciuto vi chiedo di lasciare un like, se non sei ancora iscritto al canale ti chiedo di farlo, così mi aiuterai a crescere e potrò portarti altri contenuti in merito al digitale terrestre e non solo. A tal proposito attiva anche la campanella, così sarai automaticamente avvisato ogni qualvolta sarà presente un nuovo video nel canale. Se hai delle domande lasciamele pure qui sotto nei commenti, io di solito rispondo sempre a tutti. Un saluto a Giovanni e al prossimo video, ciao!